Allora, abbiamo la nostra acqua che bolle, acqua salata naturalmente. Intanto che la nostra pasta cuoce, noi prepariamo un piccolo intingolo di olio, peperoncino, e un pizzico di sale. La pasta, la cottura della pasta la si controlla, direi, abbastanza empiricamente. Credo che le mani servano ancora a qualcosa, quindi possiamo attraverso le nostre dita, pollice e indice, controllare soprattutto dove c'è le varie pieghe, dove la pasta viene ripiegata, è lì il punto critico. Dobbiamo osservare che sia cotto proprio quel punto, quindi non deve essere particolarmente tenace al nostro tatto. Eccoci qua, scoliamo la nostra pasta all'interno dell'olio extravergine ben caldo. Andiamo a terminare il nostro piatto in questo modo, ma naturalmente poi dopo la fantasia di ognuno di voi potrà sicuramente aiutarvi. Utilizziamo un ingrediente che sono i pomodori confit, in questo caso ci garantiscono una certa acidità all'interno del piatto. Possiamo utilizzare il sedano, in questo caso un sedano crudo, una connotazione aromatica particolarmente vegetale. La menta del nostro orto dona anche freschezza. Dopodiché possiamo fermarci qui, oppure possiamo continuare a giocare col nostro piatto. In questo caso possiamo aggiungere dei finocchi croccanti. Ecco, questi sono piccoli finocchi, delle sfoglie di finocchio fritto in olio extravergine d'oliva. Al centro dei nostri ravioli possiamo aggiungere questo tartufo nero e terminiamo il piatto con una crema di cipollotto ottenuta facendo cuocere per circa 10 minuti, 12 minuti del cipollotto, la parte bianca del cipollotto tagliata fine, con un po' di olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. Dopodiché lo si frulla e si ottiene questa crema. Ultimo tocco, olio extravergine d'oliva. E questa è la ricetta.